Chi conosce Spider-Man? E che fa Spider-Man? Combatte, anch'io combatto. Anch'io combatto. Sapessi mai. Alessandro Tambellini in versione Spider-Man. Lo spunto glielo danno i bambini della scuola di Picciorana, ai quali il dirigente scolastico aveva annunciato la visita di un supereroe che avrebbe salvato la scuola. Uno di loro gli regala pure un disegno e il sindaco lo ripaga con l'impegno, nel più breve tempo possibile, ad avviare i lavori di recupero del plesso scolastico di Tempagnano, che gli alunni hanno dovuto abbandonare per sistemarsi temporaneamente a Picciorana. In Picciorana bisogna migliorare alcune situazioni, soprattutto per la sicurezza dei bambini, ma la scuola di Picciorana si collega strettamente con la scuola di Tempagnano, per cui riteniamo che sia possibile intervenire su Tempagnano. Dovremmo avere risorse, una verifica che dobbiamo fare in tempi brevissimi, di qui a un mese, e poi dar via i lavori su Tempagnano, riportare la scuola a Tempagnano e rendere più funzionale la scuola di Picciorana. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo prefissati e che stiamo portando avanti. Il comune dunque rinuncerà al progetto di un nuovo plesso scolastico a San Vito, causa le difficoltà negli espropri dei terreni e dei costi dell'intera operazione, puntando invece a recuperare l'edificio di Tempagnano, una decisione apprezzata dai genitori che potranno così riportare i loro bambini alla situazione originale. E per chiudere in bellezza la mattinata, da Spider-Man il sindaco si trasforma in vigile urbano per dirigere il traffico all'uscita della scuola, tutt'altro che sicura, come mostrano le nostre immagini dal punto di vista logistico. Venga signora, arrivederci.